Ciao a tutti, siamo al 31 di dicembre, fine del mese, fine dell'anno e fine di un sacco di prodotti. Cominciamo subito perché ne ho veramente un bel po'. Allora, partiamo da questo sapone per le mani di spuma di champagne. Questo è un sapone per le mani aromatizzato con ametista e orchidea con estratto di fiori bio. La profumazione era effettivamente molto buona e molto fiorita. Mi è piaciuta, lavava bene le mani e il prezzo di questo prodotto era davvero molto basso. Quindi se lo ritrovo lo ricomprerò. Per molto basso intendo sotto all'euro. Un'altra bella scoperta è stato questo bagno schiuma del Conad di una linea Essenzie, che è una linea di prodotti beauty che si trova al Conad. In questo caso era un 250 ml di prodotto, e ve lo dico perché c'è anche in versione più grande, oltre che con Altea e latte d'avena, dermatologicamente testato, senza coloranti, siligoni, PEG e oli minerali, quindi insomma dovrebbe essere una cosa anche abbastanza buona, ma non biologica. La profumazione è molto delicata, lava molto bene e il prezzo è basso. Anche qui parliamo di un prezzo inferiore all'euro. Vi mostro questo Sea Nature. Questo in particolare è quello alla mandorla, è un olio che ha questo erogatore qui e è un olio per il corpo. Se ne parla e se ne riparla tantissimo qui su YouTube. Io l'ho trovato comunque buono e valido, con una buona profumazione, idrata molto. La profumazione non sa di mandorla, però neanche la ricorda, però è molto delicata, molto piacevole. E qua dice per le pelli sensibili, però io mi sono trovata bene, io ho una pelle normale. Ecco, l'unico difetto che ho riscontrato in questo prodotto è che l'erogatore non funziona, per cui ho dovuto terminarlo aprendolo ogni volta in questo modo. Non so se anche le altre persone che l'hanno provato hanno riscontrato questo difetto, ma io è già la terza confezione che acquisto ed è la terza confezione che ha lo stesso identico difetto. Questo campioncino della Bottega Verde ai latte corpo ai sali del Mar Morto. Io non sono una grande amante dei prodotti Bottega Verde perché due volte su tre mi fanno allergia. Questo non mi ha fatto allergia e mi sono trovata bene, era una crema molto fluida, facilmente spalmabile e la pelle la riceveva molto bene. Non credo che lo ricomprerò perché, come sapete, non ho molta simpatia per i prodotti Bottega Verde. È questo scrub della Baro Cosmetics. È uno scrub viso e corpo. Allora, questa è la particolarità di questo prodotto, è che contiene estratti di semi di uva biologica coltivata a Barolo. Quindi quel Barolo è quel vino. Allora, la profumazione è un po' strana, un po' particolare, molto calda, avvolgente, lattiginosa, e quindi una profumazione comunque delicata, però un po' particolare. Non sa assolutamente di vino, però un po' sa di latte, di dolce, e non è proprio il massimo come profumazione. Parliamo come scrub viso e corpo. Io ho fatto con voi una prova su strada dove vi dicevo che comunque era uno scrub molto soft e confermo, dopo aver finito l'intero barattolo, che come scrub è veramente blando. Va meglio per il viso, per il corpo è pressoché inutile. L'unica caratteristica che ha questo prodotto, che ci tengo comunque a segnalare, è la grande idratazione che lascia alla pelle. Lascia una grande idratazione alla pelle, quindi va veramente consigliato per l'idratazione, non come scrub. Adesso ho acquistato un altro prodotto,
per le gambe e ve ne parlerò quando inizierò a usarlo. E vi mostro questa crema rimodellante tonificante della Elan. L'ho trovata in una rivista ancora quest'estate, però diciamo che avevo altri prodotti e quindi l'ho utilizzata in combo con altre cose. Questa contiene fucos e laminaria e dovrebbe avere un effetto ghiaccio. Inoltre ha caffeina, noce, cola, tè verde, tutte quelle cose che dovrebbero servire. Far bene alle gambe. Allora, partiamo subito dall'effetto ghiaccio che proprio non c'è. Io non ho sentito il benché minimo effetto ghiaccio sulle gambe, anche perché mi avrebbe dato fastidio. Il prodotto, in effetti, ha un retrogusto di menta e di erbe in generale. E non ho trovato grandi benefici alle gambe se non quella di una certa idratazione che non guasta mai. Quindi sì, non riacquisterei assolutamente questo prodotto, però cioè, comunque non è che mi ha fatto schifo, ecco, però sicuramente non lo riacquisterò. Per quanto riguarda i capelli, volevo mostrarvi, vabbè, partiamo da questo. Questo è un prodotto della Bionike, è un prodotto particolare che ho comprato in parafarmacia per mio figlio perché aveva una desquamazione del cuoio capelluto. Mi è stato consigliato questo che è un olio shampoo per pelle sensibile ed intollerante e devo dire che già dalle prime applicazioni il cuoio capelluto si è normalizzato e mi sono trovata davvero molto bene. Tra l'altro è nickel tested, senza conservanti e senza glutine, per cui veramente un ottimo prodotto a un prezzo un po' elevato di circa 13 euro, però utilizzandolo come un dispositivo medico o paramedico, vi dura tanto. Io l'ho comprato prima dell'estate, l'ho finito da poco, quindi sì, vale la pena. Poi passiamo a prodotti un attimino più economici, come ad esempio questo balsamo di Sien, che questo è protettore del colore. Mi è durato tantissimo, la profumazione è molto buona, non ha niente a che vedere con l'altro perché sicuramente è pieno di siliconi, pieno di schifezze, però sicuramente i capelli li lasciava morbidi e pettinabili. Ottimo. E sempre della linea del Conad, delle essenze, ci tengo a mostrarvi questo shampoo con estratto di fico d'India e olio di amaranto, ideale per capelli fragili e danneggiati. Anche con questo mi sono trovata molto bene e quindi sicuramente proverò altri prodotti della linea Essenze perché mi sono trovata benissimo. E per quanto riguarda invece uno spray per capelli, a me piace tanto utilizzare gli spray per capelli. Dopo lo shampoo, ho acquistato questo della Tess, che ha una linea che si trova al Tigotà. In particolare questo è uno spray multifunzione 4 in 1. Ne ho parlato in un video dedicato esclusivamente a questo. Mi sono trovata bene, lo utilizzavo sui prodotti, sui capelli umidi o sui capelli asciutti e secondo me ha funzionato, nel senso che capelli un po' meno spenti, un po' meno sciupati, un po' più nutriti. Quindi mi è piaciuto, però ne ho comprato un altro perché ho voluto cambiare. Prodotti per l'igiene orale. Vi mostro questo Listerine che è il colluttorio per eccellenza. Questo è il Total Care 6 in 1 menta pura. Come tutti i prodotti Listerine, è estremamente deciso come sapore e lascia l'alito super fresco. Io amo i prodotti Listerine e secondo me tra tutti i colluttori in commercio sono i migliori in assoluto. E poi vi mostro anche questo dentifricio che non è niente di particolare, è un menta protezione carie che non ho niente da dirvi in proposito rispetto a questo dentifricio, un dentifricio comune. Prodotti per il viso. Allora, ho finito questa maschera della Sien, ne vedete solo metà perché l'altra metà l'avevo consumata, l'ho usata in due volte ed è una maschera per le pelli mature. Mi sono trovata bene, con una parte, diciamo, delle due riesco a fare due volte la maschera ed è molto molto idratante, anche facile da sciacquare, mi trovo bene, le compro spesso quando vado al Lidl. Poi sempre un campioncino di Bottega Verde, questa è una crema notte alla moringa. Ecco, questa colpevole purtroppo mi ha dato allergia, l'ho utilizzata due volte, dopodiché l'ho messa sui piedi, per fortuna era solo un campioncino
e mi ha dato allergia, mi faceva prurito, specialmente qui nella zona del collo e anche un po' qua sulle guance. E l'ha fatto tutte e due le volte che l'ho utilizzata. Io purtroppo con Bottega Verde non posso usare nulla perché devono avere un qualche ingrediente all'interno al quale io sono allergica, intollerante. Quindi purtroppo Bottega Verde per me è bocciatissima. E un altro prodotto viso che mi è piaciuto tanto, 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 è questo contorno occhi della Sie Nature, che è sempre la stessa varietà di questo. E questo era un contorno occhi per le pelli sensibili. Io comunque l'ho utilizzato sia nel contorno occhi che nel contorno labbra. Mi sono trovata molto, molto bene. Peccato che sia già finita e spero di ritrovarla la prossima volta che vado al Lidl. Vi mostro due campioncini di profumo che mi sono arrivati entrambi per posta, che sono Forever di Laura Biagiotti, e dietro c'era la spugnetta così. Ancora un po' di profumazione, secondo me è una profumazione da vecchia, mi è piaciuto, ma non lo comprerai mai, insomma, perché è una profumazione proprio da signora. E lo stesso dicasi per questo che si chiama Arizona. Sempre arrivato per posta, sempre una profumazione da signora. Vediamo se ce n'è ancora un po'. Sempre una profumazione un po' da signora di una certa età. Poi, ultimo prodotto per quanto riguarda l'igiene della persona, è questo rossetto, cioè Dio ti ringrazio che ho finito un prodotto make-up che ce l'avevo nel progetto smaltimento da mesi, mesi e mesi. È questo rossetto di Diego Dalla Palma. Vediamo se si legge ancora. Era il numero 185. Non mi dice di che collezione. Comunque mi era piaciuto tanto anche all'epoca quando l'avevo acquistato, o forse l'avevo trovato in qualche box. E mi piaceva questo colore malva, matte, ne è rimasto solo, dovrei andarlo a scavare, ma sinceramente, essendo anche un prodotto un po' vecchio, lo finisco e lo butto così. Passiamo a quello che riguarda l'igiene e la pulizia della casa. Non sono molti prodotti e non mi dilungo troppo. Allora, vi faccio vedere questo Active, che è un detersivo piatti alla mela verde che avevo acquistato per fare il video sulla mela a giorno. Non era un granché, questo erogatore faceva uscire troppo poco prodotto. La profumazione di mela effettivamente si sente nel retrogusto, però sinceramente non era molto valido come detersivo piatti perché bisognava usarne troppo per avere un effetto valido nella pulizia dei piatti. Spray per ambienti che si chiama Giardino Segreto della marca La Florentina. Ve ne avevo già parlato quando vi ho parlato dei miei spray per ambienti preferiti. Questo è molto buono, il barattolo è in vetro. Diciamo che se decido di fare un acquisto online su questa linea, sicuramente proverò un'altra profumazione. Questa è il Melograno e Neroli. Mi è piaciuta, ma mi piace cambiare. Vi faccio vedere questo Felce Azzurra, che è un ammorbidente concentrato, molto buono, cioè buono, insomma, lasciava i capi profumati. Per la pulizia, cioè per lavare i maglioni, questo Perlana al. Non so che cosa contenga, io pensavo avesse l'argan, però aveva una tecnologia all'interno di protezione de delle fibre. Questo Biopresto, bello grande, per 36 lavaggi, con una buona rimozione delle macchie. Io non ho trovato questa grande rimozione delle macchie, a meno che non andassi a trattare. Però era buono, un buon profumo, lasciava il bucato profumato e non ho niente da dire in proposito. Bene, detto questo, i miei prodotti sono finiti, l'anno è finito, non mi resta che augurarvi un felice e sereno nuovo anno a tutti quanti e ci vediamo sicuramente il prossimo anno. Ciao!